Cari amici, innanzitutto vi ringrazio, ringrazio quelli di voi che si sono preoccupati per la mia salute. Ieri infatti ho assistito per intero al concerto del 1° maggio e anche al dibattito, scusate, al comizio di Landini che lo ha preceduto. Devo dire che in effetti c'è stato un momento in cui mi sono sentito male, che è stato quello di Bella Ciao, cantato con accompagnamento di arpa. Lo sdoganamento di Bella Ciao in tutto il mondo è responsabilità degli autori della fiction televisiva, della serie TV, La Casa di Carta, che è stato un mega successo, in cui si canta completamente a sproposito, Bella Ciao, e comunque è andata così. Vabbè, in realtà volevo parlarvi di tutt'altro, e cioè della semplificazione burocratica che ci riguarda tutti quanti e che è facilitata dal digitale. Questo ve lo sentite dire ogni giorno, ogni ministro della Repubblica ha sempre spiegato che l'amministrazione pubblica sarebbe stata rivoluzionata dall'avvento del digitale, che i cittadini finalmente erano liberi dalla burocrazia e dalle pastoie. Benissimo, allora vi racconto le pastoie burocratiche con cui ho avuto a che fare in questi giorni. Allora, prima di tutto ho dovuto mandare in treno con accompagnamento mio figlio da Milano a Roma. Un tempo, quando io avevo 11-12 anni, mia madre mi portava al treno, mi affidava al capotreno, il capotreno mi metteva nel suo scompartimento. Dopodiché, finita lì, cioè ti avvisavano scendi, tu scendevi, c'era tuo zio che ti prendeva e via. Invece adesso c'è un servizio di accompagnamento, e questo è sicuramente un bene, con una persona che sta con il minore. L'unico problema è che per questo servizio, che ripeto è ottimo, è necessario produrre una quantità di carta che probabilmente vale il disboscamento di metà della foresta amazzonica. Questo perché? Perché è vero che la procedura si svolge tutta in digitale, ma poi bisogna produrre anche la carta, e bisogna produrre la carta sia nella stazione di partenza sia nella stazione di arrivo, il che significa che per semplificare i documenti necessari all'accompagnamento sono triplicati. Benissimo, ma poi mi è capitato di andare negli Emirati Arabi e ho dovuto fare lo smart passaporto, cioè tutto informatizzato, digitale, eccetera, eccetera. Peccato che in precedenza, quando tu arrivavi in Italia, c'era le forze dell'ordine ti guardavano i documenti. Se sembravi loro un tipo a posto, ti facevano passare, altrimenti venivi perquisito, ti accompagnavano da un lato, da una parte, e ti perquisivano. Adesso invece, grazie allo smart passaporto, le operazioni da fare sono tre. Peccato che nessuno sia capace di farle, se non i giovani, perché devi allora infilare il passaporto, mettere la mano su una specie di lettore, scanner, poi mettere i piedi nella posizione giusta, come indicato sul pavimento, farti fotografare dallo scanner, dopodiché esci e però nel frattempo c'è una coda infinita, mentre per assurdo, dove invece passano i viaggiatori internazionali, cioè quelli che non appartengono all'Unione Europea, la coda procede più velocemente perché sono di più le aperture. Benissimo. Tornato a Milano, voglio prenotare un ristorante. Non farò il nome dello chef. Comunque le cose sono andate così e vi darò anche qualche indizio per capire di che ristorante si tratta. Telefono e mi viene spiegato che devo mandarmi una mail. Io nella mail devo cliccare su un link che mi apre un sito nel quale devo inserire i dati della mia carta di credito. Peccato che il sito non funzioni, per cui provo a inserire una, due, tre, quattro volte con relativa telefonata al ristorante. A un certo punto mi scoccio, dico: vabbè, signora, vado a mangiare da un'altra parte, non c'è problema. E devo dire che la signora con cui ho parlato è stata gentilissima, lei è innocente, è la procedura che è stupida, soprattutto se non funziona il sito. Quindi un tempo tu telefonavi, poi al limite ti ritelefonavano loro per verificare che fosse tutto a posto,
e invece adesso devi perdere 40 minuti. Quindi a questo ristorante, allora, location io posso dare solo zero perché non sono riuscito neanche a entrare. Servizio 8 perché la signora che mi ha risposto al telefono era molto gentile. Menù 0 perché non ho potuto assaggiare niente. E prezzo buono, direi 6 perché non ho pagato, non essendoci andato. Non mi piace. Va bene. Non è finita perché mio figlio nel frattempo ha deciso di andare in vacanza in Inghilterra. Peccato che abbia la carta d'identità, quella per l'espatrio, in scadenza. Scade proprio nei giorni in cui lui è in Inghilterra. Che cosa bisogna fare? Boh, allora ti dicono prima che c'è una carta particolare. Ah, beh, no, prima ti dicono di andare a vedere online, apri il sito, fai tutte le tue procedure. Alla fine devi comunque telefonare in comune, prendere appuntamento. Non è possibile prendere appuntamento urgente, a meno che non ci sia una carta che certifica che il figlio deve partire. Insomma, ve la faccio breve. In una mattinata in pratica ancora non sono riuscito a capire se martedì quando mi presenterò con il foglio che certifica che mio figlio partirà in quei giorni se il documento verrà rilasciato oppure no. Insomma, è la semplificazione burocratica, è il progresso e noi non possiamo farci niente.